La continua presenza dei vigili urbani in via Etnea blocca il commercio e scoppia la protesta dei commercianti. Sì, infatti volevo mettere in evidenza appunto un problema che da 15 giorni ci sta perseguitando, appunto il problema dei vigili urbani che in un qual modo diciamo tutti i giorni passano in qualsiasi ore della giornata e appunto fanno verbali e non hanno una minima tolleranza per noi diciamo commercianti che aspettiamo diciamo le persone e per le persone stesse che neanche è tempo di un caffè prendono la multa prendono. Non pensiamo che questo problema è esteso in tutto il paese, infatti vogliamo appunto dei chiarimenti e vogliamo che questa situazione venga più attenzionata e vogliamo che si risolva più presto. Considerando la pista che c'è, io penso che è giusto che anche una macchina che viene a comprarsi, a prendere un caffè, a comprarsi della carne, di avere che sai, un po' di rispetto per chi posteggia la macchina, ma qua ormai le persone vengono e se ne vanno. Arrivano qua, vedono che ci sono i vigili che fanno i verbali, anche di fermarsi, girano per trovare un posto, non trovano un posto. Giustamente la crisi c'è, però non è che lo dobbiamo ancora accentuare di più ancora. Voi siete decisi anche a chiudere? Sì, siamo decisi anche a chiudere, appunto questa situazione ci può portare anche al licenziamento delle persone perché appunto non possiamo sostenere più i costi che avevamo prima perché essendo le persone un po' hanno questo timore di fermarsi, quindi siamo un po' in una situazione abbastanza brutta.